Ciao amici della giovialità e della cattiveria gratuita. Cattività. Ti piace che sto giocando tutto in prima persona? Mi sta venendo da sbruffare. Perché? E non è per questo ottimo caffè. Si fa la run in prima persona. Si fa la run, vediamo dove. Ma non è, cioè nel senso, perché poi ti dà pure più emozioni. Credo che tu sia morto. Adesso però che culo, mo fatti i salti in prima persona, visto che sei un uomo. Non ce la fa, ce l'ha fatta, non ce la fa, non ce la... uno è tanto, non ce la fai, e due sono pochi. Grande, sai, Nergo, nessuno ci sperava, soprattutto io. Stiamo scoprendo un nuovo modo, magari in prima persona si finisce prima. E se sei bravissimo come me lo puoi fare. Continua, visto che ti bulli della tua bravura. Siamo a 2 minuti e 23. Lo speedrunner Sinergo si appresta a terminare la sua run quasi. Terminare nel senso che mi muoio, non è che... No, perché poi ci mettono 4 minuti e mezzo, quindi stai a metà adesso. Come cazzo ci mettono 4 minuti? Io devo finire sto gioco solo per vedermi una cosa. Comunque ti stanno a succedere un sacco di buci di culo. Sono io che sono bravo. No, no, devi essere d'accordo. Guarda, continuano a esserci busci di culo. Ma ti ricordi all'inizio quando queste cose non le facevamo mai perché avevamo sempre paura, eravamo timorosi? Sì. Eravamo timidi. Ma però sto in forma oggi, Devo dire bravo che mi hai saltato questa parte. Ma posso dire una roba però, perché abbiamo giocato pure ieri. Questo una volta al giorno leva il medico di torno. Esatto. Che vedete adesso quanto è bella fluida sta parte, senza intoppio. Ma a meno che non mi si ingula il maiale, come no, ogni tanto accade. Non devi farti ingulare il maiale, devi credere nel te in fretta. Salta buono qui, buono lì. Ok, ma arriva la parte delicata. 4 minuti, siamo quasi alla fine della run di Sinergo. Senti, mancano 23 secondi. Sta parte qua, gli speedrunner, come la fa? Mancano 23 secondi. Ma sti cazzi. Secondo me, io c'ho una teoria. Secondo me, tutto si gioca sulle pedane saltatrici. È tutto lì. Allora. Vabbè, no, l'ho perso. L'ho perso. Però ci avevamo quasi creduto. Perché è partito... Ma se gli speedrunner saltassero sulla casa? Probabile. Però porca di quella puttana. Sai che non mi ricordavo che quello si rompesse? Calcolato tutto quando il tempo è tutto calcolato. Ti piace come l'ho fatto stavolta? È quella tipica situazione in cui... Come dici? No, no, vabbè, no, perché questa è classe. Culo, hai detto? No, è classe. È culo? È classe. Certo che è classe. Per la Madonna. Classe 1984, per esempio. La classe di Sinergo, che salta a cazzo e prende le cose. Devi credere nel gioco. Credi nel gioco! Punto qua dietro un attimo. Boom. Boom. Non cadere sulle galline. Prendi quel save. Tu sei l'esperto di quel save. Potrebbe non andare. Potrebbe funzionare male stavolta. No, va. Devi andare, ci devi credare. Devi andare al coso sparare. Bravo. Vai. Non l'ho neanche rotto, visto? Non si sa perché quello ogni tanto si fa, ogni tanto non si fa. Buono, buono, assime. Però tu stai in parte. Guarda, e lui prende il pesce, non casca. Perché io sono, come si dice, amico degli animali. Guardate come prende confidenza. Stai a fare una cosa. Come sono morto? Questo è per tutte le volte che hai sbagliato. Non ho avuto sfiga, però. Ma che per cazzo me. Di sfiga? Quella è proprio sfiga. C'è sangue. Ma non ti fa niente. Ma non è vero, se ti hanno appena ucciso dei pesci. Sì, ma quelli fermi a terra non hanno potenza d'attacco. Piuttosto quello ne ha. Piuttosto quello ne ha. Piuttosto quello ne ha. Scusa, ma dove cazzo mi ha preso?
in culo. Guardate, la tenta! Ce la puoi fare! Ce la puoi fare altrove, altrove! Oh, è morto. Mannaggia il papelo! Vol! Madonna! Stai attento. Salta e... Allè! Vai! Salta e spara, spara! Stai andando giù da qualche parte. Mannaggia, l'avrei presa. Era, penso che la distanza fosse giusta, ma non ero in linea. Spara, spara, Peppino, spara. No, l'hanno fatto, hanno fatto, l'hanno fatto. Ma perché dici che mi hanno fatto? Oh, io non lo so, tu c'hai il culo. Cioè, non è possibile che tutte le volte a me succedano cose. Ma forse perché è diverso l'atteggiamento. La tua predilezione per le cose rapide ti fa essere poco zen. Vuoi provare a fare quella cosa? No, però mettiti prima per Dio. Salta. Ma perché, cioè, vedi, a te non succede mai, oh. Cosa? Un culo. Cosa? No, niente, c'hai ragione, sei bravo. Io, vedi quella cosa che ti è passata di fianco, a me avrebbe preso giusto qua, eh? No. Beh, non devi essere così. Cioè, devi credere di più in te stesso. Il salvataggio a sinistra, il salvataggio a sinistra. Bravo. Cosa ti ha preso? Io non volevo morire e non dovevo morire. Sono morto. Come sei morto? Hai appiato un ictus. Lì c'è già il mio save, eh? E meno male. Oh, sei proprio un amico, come ti chiamavano a te all'elementari? Ho detto, c'è già il mio save e meno stronzo male. Figlio di puttana? No, perché credo che sia un ottimo soprannome. Ma fammi capire, non sei contento che ci sia almeno il mio Vai save? Vai a fare in culo. Io sta parte non la so fare senza di quel... Vabbè, dobbiamo diventare bravi senza bug, dai. Ho capito, ma come abbiamo fatto? Devi esplorare. Allora, guarda bene dove arriva il coso. Sei troppo... Guarda qui. Questa zona, mettiti di lato. Mettiti, sì, ma ho capito. Allora, io qua posso pure starci, va bene, okay. Ma di là non posso perché succedono tutte cose qua. No, guarda, piano piano dobbiamo capire pezzo per pezzo dove ci possiamo mettere. Qua? Ok, qua ci puoi stare. A posto. E il primo l'abbiamo superato. Adesso, con calma, cerchiamo di capire dove passa la roccia. Ah, secondo me ti puoi mettere qui. No, mi piglia in goccia. Non mi fido degli direct box. L'unica è qui. Guarda, questo qui arriva qua. Vieni qua, ti puoi mettere. Non mi fido. Ci passa la roccia sopra, guarda. Questo è il tuo posto. No, ci si passa la roccia. Bravo, quello era il punto. Allora, dobbiamo ragionare come se il gioco funzionasse bene. Perché se qua siamo a guardare le hitbox e ste merda e tutto il resto. Ma non mai morire, perché là dobbiamo ancora capirlo come funziona. Allora, appena passa devi andare. Appena passa la roccia devi andare. Capito? Sì, aspetta, eh. Allora, e mi devo mettere no, qui. No, ti metti qua. Lì. Al pelo però, eh. No, no, appena passa. Ma che cazzo fai? Così. Hai visto? Ma che cazzo stai combinando? Aspetta, fermo. Questa è una cosa che non doveva succedere. Fermo, porca... Ci sono. Ma fammi capire il porca... Vabbè, ero là sopra. Appunto, vedevamo se potevi salire ancora di più. No. No. È troppo... Come se fosse un gioco... Ma è scosciato. Allora, questo ci dice di salire. Ma non è che devi salire su qualcosa. E saltargli sopra. Però così sei un goglione, capito? Non ci ho provato, non ci sono riuscito. Ma no, dovevi salire più su. Che culo di... Cioè, si stanno capiando le cose. Sì, aspetta. Cos'è successo? Si stanno a buttare le cose addosso, però si rompono, quindi... Qua ti puoi mettere.
Tanto un salvataggio si è bloccato e buggato. Allora, salta qua. Qua ti puoi mettere. Ah, fammi non capire. Ce la fai. A meno che non ci puoi passare sopra. Ho saltato senza muovermi, ho solo saltato in verticale. Ragazzi, Alt F4 è un gioco abbastanza difficile che va analizzato, però vedi, siamo andati avanti rispetto all'altra volta, eh? Siamo riusciti ad andare avanti. Dobbiamo ragionare così, piano piano si capisce il da farsi. Ci vediamo alla prossima, eh.